Ciao ragazzi, benvenuti al Scisa Bike Park. Siamo in Svezia, più o meno 3 ore sotto Stoccolma, e Scisa è un bike park creato da Oscar Armstrong, un mio vecchio amico perché correva in Italia nel circuito sia italiano che poi nel mondiale in un team di Lorenzo Sudding. Ma bando alle ciance, vi spiego un po' com'è questo bike park. Intanto sembra stranissimo essere in Svezia e non avere troppo freddo. In realtà ieri faceva parecchio caldo, c'erano 15 gradi, il che è molto strano. Oggi invece è già più svedese la temperatura. Però si sta alla grande e questo è il ristorante e la sua casa. Questa è la mia bici per il weekend. Questa invece è la reception, dove c'è anche un piccolo negozietto e l'officina, quindi per qualsiasi bisogno c'è questo posto qua. La zona è piena di posti dove fare dei fuochi, infatti quando fa un po' più freddo, intorno alle 4, perché viene buio alle 4, si accendono tutti i fuochi ed è fighissimo. Laggiù ci sono tutti i sentieri, ne vedete già uno là nella pista da sci, e poi laggiù c'è lo ski lift per risalire. Al momento ci sono circa 7 sentieri, belli belli sono 3 o 4, e uno è l'Intenstrack, che è una pista rossa piena di salti, un altro è la blu, molto flow, che però questo weekend era un po' bagnata quindi non era molto scorrevole, e poi ci sono due rosse nel bosco piene di rocce e radici che sono abbastanza carine, poi c'è la DH e la Ebro, dove domenica facciamo la gara di DH cronometrata. I salti sono fatti tutti benissimo, Oscar è un ottimo shaper, sa usare benissimo l'escavatore, infatti è tutto perfetto, nessun salto troppo lungo, troppo corto, che scalcia, niente di che, tutto perfetto. E è una figata perché praticamente lui vive lì e esce di casa, schiaccia un bottone, accende lo ski lift e inizia a girare. Questa era una vecchia stazione sciistica, lui l'ha comprata soltanto 2 anni fa e il bike park è aperto da circa un anno, quindi in così poco tempo ha fatto già un incredibile lavoro, però ci ha raccontato che vuole fare dei salti ancora più grossi, infatti due ci sono già ma non sono ancora pronti perché è troppo bagnato, e vuole creare altre linee, quindi è fighissimo perché praticamente in 3 minuti sei su e poi ti fai circa 2 minuti di discesa. Top! Come se non bastasse, laggiù c'è la pista di pit bike dove dopo ci sarà una gara. Questo sarà un salto da dirt e laggiù metteranno il bag, quindi sarà un weekend super fighissimo, ho già fatto qualche giro. E niente, sigla e poi vi faccio vedere un po' di pista. Yo! Dirty Pamela, first run. The whip off, it is starting, and we are with the guy from Intense starting to do the best whip to be qualified. We will send the best. Okay, Nico Intense riders, ready to whip it? Yes, sir! Let's go! Yeah.
today is race day. Yeah, we have like a timing race in the Heybro track. It's gonna be sick. Yeah, try to not crash. Let's go. Hello. Hello. Give me this. Yo, bro. So we can go where you want. Okay. Let's go, bro. Just go. C'est parti, le Tour de France, allez, allez, allez! Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo trip, è stato fighissimo avere Kilian di fianco per queste avventure. Il tempo passato in Svezia è stato fantastico, grazie a Oscar e a tutta la sua famiglia per la gentile accoglienza che ci ha dato, davvero. Il bike park era fighissimo come avete visto nel video, anzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Hai tutto compreso, okay. Trop bien. Ha detto che la pasta è molto buona, ha capito un sacco di cose in italiano e non vedo l'ora di riandare in bici insieme. In realtà anch'io. Suivelo, putain. Attends quoi, mec? Iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video magari insieme. Yo!